Io ho avuto l'onore di partecipare a quattro Olimpiadi, di vestire tantissime volte la maglia azzurra, di vincere tanti, tanti, tanti titoli italiani. E Luca mi prende un po' in giro perché sono cavaliere del lavoro, che sicuramente è un titolo che vale, però insomma, è un titolo che magari sento poco, poco mio. E sicuramente l'aver ottenuto tanti risultati anziché aver calmato la mia fame me l'ha fatta venire molta, molta, molta di più. E anche questo forse una cosa che mi accomuna un po' con la 2R, non mi piace accontentarmi. Una volta che ho raggiunto un obiettivo è soltanto un punto dal quale ripartire. Sono sempre convinta che noi non abbiamo limiti, siamo noi che ci poniamo dei limiti e quindi mi piace andare a mettere una tacca e poi provare a superarla, provare a mettere l'asticella sempre un po' più in alto. Questo non vuol dire che io ho raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero proposta, anzi, alcuni sogni sono rimasti nel cassetto, probabilmente rimarranno sempre lì, un po' perché l'attività agonistica è passata, un po' perché magari erano sogni anche troppo grandi, però comunque averli inseguiti mi ha lasciato dentro emozioni e esperienze che altrimenti non avrei potuto fare. E questo è un po' il mio motto, ma è anche quello che mi piace portare ad esempio in questo progetto, nel progetto fatto con la 2R, quello di non porsi limiti e di provare a vedere dove si riesce ad andare. Quando fai l'atleta per tutta la vita, non è più un lavoro fare l'atleta, ma diventa parte di te stesso, diventa un tuo modo di essere. L'essere organizzati, l'essere precisi, l'inseguire i propri obiettivi, soprattutto in termini di viaggio, non in termini di ottenere poi per forza il risultato che uno si era prefissato, diventano un tuo modo di essere. Io arrivo in 2R essenzialmente perché conosco uno dei due titolari, Luca Rosa, conosciuto in tutt'altro ambito perché lo conosco prima come atleta e poi come titolare della 2R. E probabilmente questo è un altro punto che ci avvicina perché avere uno sportivo, una persona che ha fatto poi sport ad alti livelli, a livelli agonistici, comunque ti porta ad avere una visione che gli altri non hanno. E sono tanti i progetti che sto portando avanti con Luca e questo è uno dei tanti e degli altri poi magari vi parlerò nel corso delle mie prossime interviste.